In una giornata grigia e piovosa, un capannello di una decina di persone attendono pazientemente all'ingresso di un palazzo. È la sede dell'ASREM, lungo Viale Petrella, a Campobasso. Lì fuori, alcuni dei precari OSS chiedono un incontro con i vertici dell'azienda sanitaria regionale per tornare a far sentire le loro ragioni. Dopo il grande apporto dato sul campo, nelle corsie a corto di personale, nel corso dell'emergenza Covid, meritiamo la stabilizzazione negli ospedali pubblici della regione. L'istanza degli operatori socio-sanitari del Molise si può sintetizzare così. A dar loro manforte Emilio Izzo, l'attivista e sostenitore dalla prima ora degli operatori socio-sanitari precari, sostiene un punto cruciale. Quelle persone vanno assunte senza concorso. Ai nostri microfoni spiega perché. Noi siamo certi che si arriverà alla stabilizzazione, perché nelle cose, non nelle promesse, nelle cose c'è persone che sono state utilizzate per le loro professionalità. Professionalità che non dovevano essere dimostrate con altre prove, con concorsi. Il loro concorso è stato l'essere utilizzato sul campo nel momento più difficile della Repubblica Italiana. Quindi da qui non si scappa, da qui si riparte e prima di ogni altro negli ospedali molisani dovranno ritornare questi nostri amici, perché loro ci hanno assistito nei momenti di difficoltà e loro dovranno farlo ancora, sperando che i momenti di difficoltà non ce ne saranno. Ma siamo certi, purtroppo, ahimè, per come vanno le cose ormai nella natura inquinata, nell'ambiente avvelenato, che ritorneremo a queste cose. Allora noi volgiamo anche al termine, ma dobbiamo lasciare un testimone ai nostri figli, non solo quello di una buona sanità, ma anche quello di una buona amministrazione. Se gli amministratori non sono capaci di amministrare, devono fare le valigie, altrimenti devono dimostrare prima delle elezioni che queste persone devono essere stabilizzate.